Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo svuota la spesa. Allora, sono andata in due supermercati, Auchan e Eurospin, che ho preso giusto due o tre cose. Infatti, ho deciso di mettere tutte insieme. Andiamo subito a vedere cosa ho preso. Allora, ho preso queste qui che sono le novità della Kinder, che sono gli yogurtin. Questo è mirtillo e cranberry. Comunque, questo qui lo proviamo insieme in un video, insieme a questo che è mango e maracuja, non vedo l'ora di provarle, sono le nuove fette al latte. Poi ho preso, scusatemi se scuro perché è un po' tardi, la tagliata di petto di pollo, che sapete che ogni tanto quando non ho voglia oppure mi sono dimenticata di scongelare il petto di pollo mi salva la vita, e poi i valori sono ottimi e sono comunque a basso contenuto di sodio, perché di solito questi prodotti qui sono pieni 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 di sale, anche se è una semplice tagliata di petto di pollo. Poi rispetto a quella lì Amadori, io vi consiglio Aya. Cioè, proprio al sapore è molto più buono, si sente più di petto di pollo. Poi ho preso di nuovo questi gnocchi alla zucca, volevo prenderli anche agli spinaci, però vabbè, zucca erano molto buoni e quindi li ho voluti riprendere, sono marchio Ocean. Questi qui li abbiamo provati insieme in un video. Poi ho preso questi altri qui, che l'altra volta le wasa, queste qui alle erbe, avevo provato quelle lì sale e sesamo, una cosa del genere, buonissime, e quindi le ho volute riprendere e le ho prese alle erbe. Poi stavano in offerta, oddio, non devo mettermi davanti alla luce, scusatemi. Stava in offerta questo pane della Morato American Sandwich e ne ho presi due uguali, stavano tipo in offerta 1,50 euro, e quindi le ho volute prendere sia per me che mia sorella, un po' per tutta la famiglia. Comunque le usiamo e quindi ho detto prendiamoli. Poi ho preso una confezione di Coca-Cola Zero. Poi quest'altra qui, che mi è stata consigliata da una ragazza e la volevo provare, ed è una Coca-Cola senza zuccheri, vabbè, con più caffeina. Non so perché non mette a fuoco, forse perché è un po' scuro, la luce sta andando via al sole. Poi ho preso un bel po' di yogurt, sapete che io all'Ocean li trovo sempre in offerta, quindi ho fatto un bel po' di scorta. Ho preso questo della Faye, che non mette a fuoco, vabbè, il riso latte alla vaniglia. Mi è stato consigliato, e poi devo dire la verità che i valori non sono male, ovviamente. E che vuoi mettere a fuoco? La luce comunque, ovviamente non ha tante proteine, però volevo provarlo. Poi ho preso due miei classici yogurt a cocco, stracciatella. Io sinceramente li prendo sempre in offerta, li ho pagati sui 90 centesimi. Stracciatella e anche vaniglia. Poi ho preso questi fiocchi di latte, che non li avevo mai trovati all'Ocean, li ho presi subito infatti, ed è sempre dell'Exquisia senza lattosio, fiocchi di latte freschi. Oddio, stai mettendo a fuoco? No vabbè, mi emoziono. E poi ho preso questi qui, che sono i Fit Line anche. Mi piace a volte, quando torno da scuola, una cosa veloce con un po' di pasta, un po' di affettato, ho proprio quella tagliata di petto di pollo, spettacolari. Poi ho voluto prendere questo yogurt qui della Mevgal, extra 0% yogurt greco. Fate attenzione, attenzione, ok, mi metto comoda. Fate attenzione perché ci sono due versioni. Extra, no, ci sta la versione proprio yogurt greco, che ha tanti grassi, ha tipo 10 grammi di grassi, e io vi consiglio di prendere questo qui, extra 0%. Infatti ho preso il grande da 350 grammi e costava in circa 2 euro, e così io posso farci i dolci anche più di una volta, posso utilizzarli invece di utilizzare l'oro, che sono uno spreco, e infatti ne ho presi due, conveniva. Poi ho preso una confezione di albume, che non può mai mancare, una bella confezione di mais, sapete che io adoro il mais, preferisco prendere sempre la lattina grande perché la utilizzano anche i miei, e devo dire che il marchio Ocean è molto buono. Poi ho preso quattro confezioni di Philadelphia Original, le normali per mia mamma per fare i dolci, XL, che sono 350 grammi, costano all'incirca sui 3,15 euro, ma il prezzo conviene perché in altri supermercati costa davvero tanto, e io ho preso quattro confezioni. Andiamo al reparto Eurospin. Allora, al reparto Eurospin, vabbè, ho preso le uova fresche, eccole qui. Perché raga, comunque prendere quelle biologiche, ok, tutto, ma comunque siamo 5 in famiglia che consumano le uova, e quindi prendere una vaschetta di quelle là biologiche, cioè raga, orrene, quindi cioè, vanno bene queste. Poi abbiamo preso le carote,
Eccole qui. Sì, raga, mo tutti quanti. Ah, plastica, plastica, plastica. Cioè, raga, al supermercato è sempre tutta plastica. Quando riusciamo le prendiamo dal fruttivendolo oppure dall'orto di nonna, ma quando no, le andiamo a comprare anche noi al supermercato. Siamo esseri umani. Infatti, abbiamo preso la rucola, che a me non piace, e io ho preso questa qui che è lo songino della Bonduella, e infine ho preso un bel bustone di minestrone perché ho provato un marchio che si trova dove l'ho preso all'Ocean, ma sinceramente non mi piacevano, adesso mi sfugge, e ho provato per tanto tempo questo qui della Delizia del Sole ed è molto buono. Infatti ho preso la busta grande perché, raga, sinceramente, quando non ho verdure in casa e voglio mangiare verdure, questi mi salvano la vita subito, faccio. E niente, quindi questa è stata la mia spesa. Mi servivano ormai i carboidrati, quindi pasta secca, queste cose qua, c'è cioè pasta, riso, couscous. Ce l'avevo già, perciò non vedete niente, quindi ho preso più cose che mi servivano. Ho fatto un po' di spesa mirata. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!